Veramente, perché voi non sapete cosa. Molti di voi conoscono musica, sapete quando io dico quattro ottave. No, tutti, sì, quattro ottave è una cazzosa, sapete? Mi piace. Vabbè, lui è così, è un mostro, veramente un mostro, ha una voce incredibile. Poi ha fatto l'Isola. E si è fatto crescere la barba perché la pancia che era andata via, cioè ha perso 18 kg, però ha fatto un'Isola veramente bella, perché è stato un onore per i Cugini di Campagna avere il loro solista lì. E poi è stata una cosa molto 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 bella, perché andavamo a cantare in tre. Lui non c'era, cantavamo i tre, perciò alla fine se c'erano 1000 euro facevamo diviso tre e lui se la prendeva nel culo. Mercuneo! È vero, perché lui ha saputo, ha detto, quando andate a cantare i tre bastardi dei Cugini, mettete una bella sagoma. E abbiamo fatto una sagoma, l'abbiamo messa lì. Devo dire che abbiamo registrato la sua voce e siamo andati a cercare di... Ma sa come costava 40.000 euro e quindi il vantaggio non c'è più stato. Era bella, però. Sì, sì, l'ho fatta poi vedere, l'abbiamo fatta vedere quando lui è uscito, l'abbiamo fatta vedere. È lì che poi Ilari Blasi si è separata da Totti. Sta cosa... Vabbè. E adesso ve lo presento, ma lui è veramente un ragazzo stupendo. Non parla mai, non gliene frega niente di mettersi in mostra. Lui vuole solo cantare ed è la sua attitudine. L'angelo biondo, Nicky Luciani! Grazie per questa bellissima accoglienza. Comunque dobbiamo ringraziare anche il grande capo, qui ce la stanno tenendo tutta dopo quell'incidente di percorso, il grande Ivano Michetti, ancora un applauso, dai. Come di solito anche io ho portato qualcosa da regalare, questo è un microfono, e io vorrei regalarlo, però rischiamo poi di romperlo. Vedi? Tutti di corsa, guarda. Però come facciamo, però? Vabbè, come vuoi fare? Non posso tirare, però dai, facciamo un'altra cosa, facciamo un giochino. Voi seguite i cugini, no? Un giochino. Seguite i cugini, giusto? Seguite i cugini, giusto? Oh, bene, allora dai, noi faremo un giochino. Accendetevi due praline del nostro pezzo, poi il primo che indovinerà il titolo darà un microfono, giusto? Va bene? Non ho capito. Accenderemo due praline del nostro pezzo. Due parole. Due parole, va bene. Lui piace. Va bene, dai, quindi due parole titolo,